We are now presenting the new brand new Nikon D5. This is the second test, because the first one we got some problems with the audio, and also we are now explaining even in Italian English. So if you have question, just ask to Nicola. I am Stefano. I'm a seller of Fotolandia. Fotolandia is a shop in Vicenza which works directly with Nital, which is Nikon Italia, and we are now introducing this brand new camera. Ok ragazzi, questa è la D5. Ovviamente l'unboxing lo abbiamo fatto prima, ma lo rifaremo in parte. Con l'occasione abbiamo caricato un po' la batteria che avevamo qua di un'altra macchina. E la D5 praticamente implementa le caratteristiche tecniche della D4S migliorandole. Quindi in questo caso avremo sempre una velocità di messa a fuoco elevata, soprattutto in inseguimento soggetto, con 153 punti di messa a fuoco e 90 punti a croce. Quindi vuol dire che quando aggancia il soggetto, nonostante ci sia una traslazione magari orizzontale o in verticale o su più piani in 3D, la macchina mantiene la messa a fuoco. Stessa situazione anche quando andiamo a duplicare gli obiettivi, quindi fino a diaframma 8 e soprattutto da 5, 6 e 8 lavora con 50 punti a croce, il che vuol dire che mantiene una velocità elevata in messa a fuoco. For English people, this is the brand new D5. The D5 has a new app processor. It's quite the same of D4S, but it has 153 points of autofocus with 90 points in IF tracking. So if you're gonna do sport action or motoristic photos or even tennis, you can track the subjects in from right to left or from up to down or in the 3D level, and the camera will follow the subjects. Also, there is 50 of these points, of these cross points, which works from the 5.6 to 8, so you can duplicate the lenses with the 1.4 TCA3 or the 2.0 TCA3. La macchina appunto è innovativa anche su quello che riguarda i milioni di pixel, che sono 20, e soprattutto diventa la prima macchina a registrare di Nikon in filmato non Full HD solo, ma anche 4K. Quindi la prima macchina che permette di registrare in 4K in Ultra HD in 25 e 30 fotogrammi secondo e 24 fotogrammi secondo per chi è dedito al cinema. In abbinata a questo discorso qua abbiamo una gamma ISO altissima che va praticamente dai 100 ai 102.400 ISO, estendibili fino a 3.200.000 e passa ISO. Quindi praticamente l'HI5, scusate, fino a sì, 3.280.000 ISO. Quindi praticamente la gamma dinamica permette di fare, la gamma ISO, di fotografie sia di tipo ambientale, naturalistico ad alta frequenza, sia anche di tipo astronomico. For English people, this brand new camera is the first camera of Nikon which has the 4K recording. So you can work with 24 cinema, 25 and 30 photograms per second. So is a brand new products which is gonna introduce into cinema and video making video production like the Canon. Also the dynamic range of ISO is very high. You can go from 100 to 1000 and so on ISO.
is also extendable to 3 million of ISO. So you can pretty work with naturalistic photos or even astronomic photos, which is a new integration of the Nikon. Okay, so you there's an ask, what video format, how much compression, dynamic range? The dynamic range we have to test, but you can works with two RAW type of file, the 12 bit compressed or the 14 bit uncompressed RAW. Also, it has the extended RAW or the RAW small, so two types of recording. Per gli utenti italiani, lo traduco, hanno chiesto praticamente la gamma dinamica. La macchina registra in RAW a 12 bit per quello che riguarda il RAW compresso e 14 bit per il RAW non compresso, quindi praticamente ha una buona gamma dinamica. Dopo ovviamente andrà testata come tutte le cose. Interessante, procedo in italiano, a questo punto interessante è anche quello che sono lo scatto continuo. È una macchina che lavora con 12 fotogrammi per secondo, con lo specchio alzato addirittura 14 fotogrammi al secondo, quindi praticamente in qualsiasi situazione di scatto la macchina mantiene messa a fuoco. Interessante inoltre il buffer di registrazione sulle due schede XQD, in questo caso abbiamo appunto il modello con le due schede XQD, che secondo me è preferibile, o secondo noi come negozio è preferibile rispetto al modello con le due Compact Flash, perché le Compact Flash probabilmente a fine anno andranno fuori produzione e comunque mantengono uno standard abbastanza lento di scrittura. Con le due XQD possiamo lavorare fino a 200 foto in registrazione continua, quindi praticamente una gara di atletica o un evento motoristico possiamo tenere premuto lo scatto e registrare in continua. For English people, this is the first camera, we have 12 or 14 photogram per second, so it's very, very fast in autofocus tracking. Also, this model it has two XQD card. There is also another option you can have with the two combo flash card, but we suggest to use the two XQD because on at the end of this year, probably Compact Flash will discontinue it. So we suggest this also because if you are going to use the burst frame in 12 or 14 second frame per second, you can work with 200 raw images consecutive, so you can I don't know, use in athletic or motoristic sports, pressing the button e continue with the tracking subjects. Altra cosa interessante è ovviamente viene mantenuto il processore di immagine che è l'X-Speed 5, che è pluricollaudato dalla D810 in poi, quindi praticamente mantiene lo stesso gamma di controllo su quello che riguarda quello che è il controllo dinamico del range e di altro. È interessante è sicuramente per i videomaker questo l'uscita HDMI. Allora ne approfittiamo per vedere anche quali sono le uscite. Ovviamente lavora con HDMI non compresso in 4K con un 422 8 bit, quindi anche nel caso della registrazione esterna con Shogun o Assassin o nuovi Ninja Flame, Shogun e Ninja Flame appunto, abbiamo una registrazione di altissima qualità, quindi si può post produrre come si vuole. Abbiamo sempre la connessione LAN, quindi sempre la possibilità di connettere e di trasmettere in tempo diretto lo scatto. Abbiamo l'entrata microfono e l'uscita cuffie, quindi dedicato sempre all'audio professionale. Abbiamo quello che è la porta USB di tipo 3.0, quindi molto veloce in trasmissione anche USB. E inoltre abbiamo quella che è la porta dedicata per trasmissione wireless, da controllare se è verificabile, utilizzabile con WT5 oppure comunque è utilizzabile con il WT10, che è più economico, che permette di lavorare non solo con wireless trasmissione dati, ma anche con wireless flash. For English people, this brand new camera has a 4K with output of the HDMI with 422
quality out with 8-bit, so it's pretty comfortable, and you can use with the Atomos Shogun, Atomos Ninja, or the brand new Atomos Flame, which we are going to show in the next month. Even also we have one entrance for the microphone and one exit for the earphones. Also we have this is a 3.0 USB, which is a pretty fast for connection. We have the LAN, of course, the LAN like the D4A's, so it's a very fast connection to transmit photos. And even we have this which is compatible with the WT10, which is a transmitter brand new and very very economical, and maybe we have to see if this is true or not, compatible with the WT5, which is the professional one. Appunto legato a quello che riguarda il WT10, adesso introduciamo un'altra novità di Nikon, che è questa, che è il flash SB5000, praticamente un flash che lavora con il nuovo sistema CLS, quindi sempre in wireless con il sistema trigger, ma anche utilizzabile praticamente col WT10, quindi fino a una trasmissione radio di 50 metri di distanza con ostacoli nel mezzo. Il flash SB5000 che ha praticamente quello che è il numero guida 34, che copre da 24 a 200 mm e addirittura 14 mm con quello che è praticamente il diffusore integrato. For English people, this is the brand new flash SB5000, and this is compatible with the new system CLS, which is connected to the camera with the WT10. Which permits to have 50 meters of or distance in radio control. So you have not to buy only the SU-800, but you can use this pretty economical access to the flash. The flash is a grid number 34, so is from 24 to 200. And also is used with wide angle from 14 with the adapters you have inside, so the diffuser you have inside. Always three diffusers, so the one for the wide angle, the green one, and the other for the hot temperature. Altra cosa interessante sicuramente, adesso vediamo con la batteria della macchina, visto che è un po' carica, è il menu. Il menu è praticamente molto semplice, come sempre nel caso di Nikon, abbiamo quelle che sono tutte le informazioni principali e la possibilità di resettare, di impostare praticamente quelle che sono, non so, il nome dei file e anche quelle che sono le destinazioni, per esempio della slot 1 e 2, quindi se io voglio registrare in RAW e JPEG piuttosto che in RAW e filmati sulla seconda, posso personalizzare come voglio. I tasti di accesso diretto sono sempre uguali, quindi sia qua scatto veloce, modalità e anche ISO e tutto quanto come tutte le professionali su di Nikon. In abbinata abbiamo qua praticamente tre tasti, non più praticamente i due canonici, quindi abbiamo un FN1 e un FN2, questa su richiesta dei professionisti Nikon. So hi guys, this is the brand new D5, this is the menu. The menu is pretty simple, like the other products we have we already have in the past times. We can choose every type of personalization. The most important is the destination, which was also in the 4S. You can have a slot 1, slot 2 with, I don't know, a RAW and JPEG, or RAW and RAW small, or maybe a RAW and the other, the cinematic functions. Even we have the all type of buttons, like in the 4S, but the brand new
buttons is over there. You have function 1 and function 2, which are personalizable, so customizable. So you can put what you want. This is because the professional service on Icon decided to put not only 2 but 3 buttons. Vediamo adesso se riusciamo, appunto, quello che è un test di quella che è la velocità di messa a fuoco di questa macchina, che è veramente impressionante. E ovviamente scatto continuo, vedremo lo scatto continuo singolo e lo scatto continuo praticamente con il, eccolo qua, scatto continuo singolo e scatto continuo con lo specchio. Vediamo se riusciamo a mostrarvelo. Ovviamente se andiamo in live view perdiamo un po' di potenza, però vediamo di tanto fare uno scatto a raffica normale, sistema di messa a fuoco, autofocus singolo, mettiamolo in continuo. Su, un'altra cosa interessante, i punti possono essere selezionati da singolo oppure lavorare con i punti che vogliamo, 3D oppure 153. Andiamo nella situazione 153, andiamo a zoomare, messo a fuoco, soggetto, mettiamo magari un ISO più alto, perché sennò col cavolo che fermo scatti a raffica, visto che ne abbiamo. Scatto a raffica, mettiamo un program con priorità di tempi, così riusciamo a lavorare magari non così alto, ma andiamo proprio a lavorare in ISO alti, visto che è la peculiarità di questa macchina, sennò non la poniamo niente. Is it a full frame? Yeah, it's a full frame. I forgot to say this is a brand new professional full frame. There is another model, the D15, no, the D 5000, sorry. The hour, I'm pretty tired, but is the this model, the brand new D50 is a full frame. The other is the APS-C. We are gonna to present, I suppose, in 1 month in our shop. There will be, I don't know if online or not, but there will be a big event for all Italy where people can try this and the other APS-C. Pretty same the characteristics, but in a smaller size sensor. Per l'Italia abbiamo appunto questa D5, però noi vogliamo presentare oggi anche quella che è la D500, ovviamente. D500 non è ancora arrivata, arriverà probabilmente mese prossimo. Nital, che è l'importatore italiano, ha deciso di fare un evento per tutta Italia, delegando tutti i negozianti per il settore, quindi nel caso di Triveneto sarà il 12 di maggio, però la macchina ovviamente l'avremo un po' prima, e in anteprima praticamente un test in tutta Italia, quindi avremo una gamma obiettivi test oltre alle due macchine da poter provare. È ancora da definire il programma eccetera, vediamo se riusciamo a farlo anche in diretta o no. In qualsiasi caso, comunque, chi è registrato sul sito nital.it o la newsletter o ha già prodotti Nikon Italia sicuramente riceverà l'invito per zona. Ok, let's try to this and you listen. Ok. Wow. Try again. This is the model, and the other type, this is the M app, so I use no, this it has to be activated, but no, not mine. Let's try like this. No, because there is no the XQD card, so it's not gonna fast like the other option we tried before. By the way, you can use the M app with 14 bars per second, so with the XQD card full power, and obviously this is not a super performance lens, but it works pretty good. Quindi anche quello che riguarda ovviamente lo scatto che abbiamo provato adesso a raffica, lo scatto a raffica funziona benissimo ovviamente riproviamolo, quello che è lo scatto in continua CH, ma se noi andiamo a inserire lo scatto con l'M app va impostata la macchina, adesso non entriamo nei dettagli, comunque fai 14 fotogrammi al secondo
e anche in questo caso con un lente ovviamente più performante. Questo comunque 200-500 non è male, però ovviamente si parla di 300-400 o 200-400 di Nikko, abbiamo praticamente un frame rate molto più alto, in abbinato ovviamente agli XQD che aumentano la frequenza di scatto, perché adesso siamo senza scheda e quindi non va. E... ecco, è interessante per i professionisti e anche non, NITA l'Italia, che è il produttore ufficiale, quindi 4 anni di garanzia, sottolineo anche questo che è fondamentale per l'assistenza, per i professionisti e non professionisti abbiamo a disposizione il finanziamento tasso zero, quindi 12 mesi per i non professionisti, 24 mesi per chi ha partita IVA ed è iscritto all'NPS, quindi praticamente questo è fino a fine aprile, ma probabilmente verrà prorogato con l'uscita della macchina nuova. Questo è un grosso vantaggio, perché fino a 8.000 euro si può finanziare. E for this think international people are not interested, but is financial services, you can have you can pay with different types of model, but this is only for Italian people, so it's not important. Okay. Niente, un po' di test abbiamo fatto, la presentazione, l'unboxing, ecco, l'unboxing lo facciamo a metà perché comunque l'avevamo già fatto prima. All'interno troviamo praticamente in questa unità, che appunto è demo, ci tengo a dire questa cosa qua, un'unità demo non è un'unità in vendita, quindi questa sarà per i test e per il noleggio. This is for English people, this a demo unit, is not for selling, so it's only for trying in our shop or for reservation. Okay, so you can try for 2-3 days, I don't know. All'interno abbiamo la cinghia, abbiamo due schede XQD, nella prima tranche di spedizione avremo una scheda Alexa, che è praticamente distribuita da NITA in Italia, e una scheda Sony. Nel caso della scheda Sony, nelle prime tranche avremo anche il lettore multischeda, nelle seconde tranche di macchina verrà a mancare questa scheda, ma ci sarà un forte sconto su quella che è la seconda XQD di tipo Alexa. Adesso è da vedere, ma si parla di un termine di 50% su schede da taglio 64 giga o 128 addirittura. Quindi questa è solo per la prima tranche. Certificato di garanzia NITA l'Italia, certificato di 4 anni, questo appunto ribadisco è fondamentale, perché per i professionisti ma anche gli amatori evoluti, qualora ci fossero problemi, la macchina addirittura ha un canale preferenziale di riparazione, e nel caso di utenti che hanno almeno una o due macchine professionali e una o due macchine, due ottiche professionali, addirittura c'è la macchina sostitutiva. Questo servizio che fa solo NITA in Italia, questo per distinguere un po' dai prezzi web. Poi all'interno abbiamo ovviamente il caricabatterie, che noi abbiamo già sfruttato, quello che è praticamente il cavo USB, USB 3, componentistica porta cavi classica, la batteria è già inserita come avete visto prima, il tappo non c'entra niente perché è dell'obiettivo, e poi cosa abbiamo qua? Niente, caricabatterie. La macchina l'abbiamo già vista, quindi non c'è poco niente di interno. For English people, inside we have the two XQD card, which are one Alexa that is distributed and from Italia, and another from Sony. In the first model you, we have these two XQD camera and one reader. In the other models you can buy with one XQD card. You have a good discount for the second Alexa card, even XQD. 32, 64, 128 gigabyte, around the 50% of the rebate, so it's very interesting. Inside we also have the USB 3, this one, you know, but, and the other accessories for cables. E even the two battery charger, which is a charger and discharger, so if you have a 50% battery you can discharge all and start from zero.
Ok, penso che la panoramica l'abbiamo fatta, andrà fatto un test, ovviamente lo faremo con Nicola sulla pagina, cercheremo di mettere qualche foto, cercheremo se riusciamo di fare l'evento live anche da presentazione dell'I500 e ecco tutto quanto. Se avete delle domande noi siamo qua. For English people this is quite finished the all. We are going to introduce the new APS-C camera for Nikon soon, I promise. We will try also to have a live event, which I told you before, but I don't know where. But you will see on Nicola channel, on in our channel, which is Fotolandia Vicenza. Okay. If you have questions, we are here. Se avete domande, siamo qua. Ok, spero vi sia piaciuta la diretta, noi ci vediamo alla prossima, un mega saluto, ringraziamo, ciao, ciao a tutti.